Mi sono appena svegliata e il tempo è uno schifo. Prima caffè nella mia nuova tazzina Seletti di vetro, addirittura c'era un'etichetta con scritto i nostri bicchieri sono stati soffiati uno ad uno da un cristiano. Questa è la mia mensolina del caffè, non so se ve l'avevo fatta vedere qua su YouTube. Penso di sì. Qui, macchina del caffè, dolce gusto. Anche se ne ho ordinata una di IQOS Create, se non sbaglio, comunque che doveva arrivarmi il 15 maggio, cioè tipo l'ho ordinata a gennaio. Doveva arrivarmi il 15 maggio, adesso ho ricevuto una mail in cui mi è stato detto che tipo ritarderà la spedizione. Ce la stanno fabbricando questa macchinetta del caffè, però è verde. Cioè fammi capire, questi sono tuoni. Oh mio Dio. Adesso voglio stare al buio un po' e voglio guardare mentre faccio colazione una puntata di Prison Break. Non sono ancora riuscita a svegliarmi, ma adesso mi viene molto meglio parlare. Per fortuna ho smesso di diluviare. Comunque, picciotti, ma stiamo scherzando che mi è venuto questo brufolo qua enorme. Tra l'altro di quelli dolorosissimi. Non sono neanche imprecisi. Il salame. Praticamente ho ricevuto una box per i 90 anni di Negronetto. C'erano due salami dentro. A parte che mi ha fatto troppo ridere perché non avevo mai ricevuto tipo un PR pack con cibo dentro. E il fatto che mi abbiano mandato il salame mi ha fatto troppo ridere perché io amo mangiare il salame. Insomma, questo era buonissimo e forse ne ho abusato. Cioè. Vabbè, adesso tra poco, visto che sono lordissima, ho pure i capelli veramente sporchissimi, mi farò la doccia. Ma sono troppo intrippata a questo Prison Break. Non so se l'avete mai vista questa serie. Io avevo visto tipo una punta, un episodio 4 anni fa a casa di una mia amica a Roma. Ho detto, ma che è, sto cagata. In realtà. E secondo me era il suo televisore perché sembrava una cosa tipo con una qualità video orrenda. Invece io sono riuscita a vederlo con una qualità video bella. L'ho visto su Netflix, sono 5 stagioni, credo, però lunghissime perché ogni episodio dura tipo un'ora e ogni stagione ha 23 episodi, una roba del genere. Quindi è proprio lungo, però. È una serie un po' lenta, ma il protagonista, Michael Scofield, è un bono raro. Suo fratello è un idiota ed è praticamente, cioè, è sempre la storia di sto Michael Scofield che deve uscire di prigione. Sempre deve evadere dalla prigione, dalla prima stagione fino all'ultimo. Spoiler! No, vabbè, credo si capisca già dal primo episodio. Comunque, lui è bono, io me la guarderei solo per questo. Poi è chiaramente una serie TV un po' diversa, tipo da Gossip Girl o Jane the Virgin, però. Allora, mi faccio un altro caffè perché ancora non mi sono svegliata e quindi attivo. Sono appena uscita dalla doccia e devo assolutamente fare qualcosa per questo brufolo che mi sta infiammando tutta la faccia. Allora, la prima cosa che voglio utilizzare, ve l'ho fatta vedere su Instagram ieri o l'altro ieri, non ricordo, è una polverina. Ne ho messa tantissima, vediamo se riesco a rimettere. Ok, è una polverina che si attiva con l'acqua. Quindi metto un po' d'acqua, mescolo e dovrebbe fare un leggero scrub al viso. Io ho già provato questo prodotto una volta ed effettivamente scrubba però in modo super delicato. Questa è la cosa importante da fare quando si hanno brufoli perché non dobbiamo aggredirli, dobbiamo diciamo accelerare la loro scomparsa, però se li aggrediamo in realtà li infiammiamo soltanto di più. Vedete, questo prodotto qua ha una schiumetta che ha anche un odore buonissimo. Sciacquo. Solillo! Adesso mi faccio una maschera. Utilizzo la Rose Refine di Hello Body, che vabbè, oltre ad avere un colore molto particolare, adesso ve la faccio vedere. È una maschera purificante perché contiene argilla bianca. Quindi comunque non è aggressiva, contiene anche carbone e niacinamide, quindi aiuta a liberare i pori in profondità e proprio pulisce la pelle, la purifica molto. Infatti fa parte della linea Le Rose, quella adatta per pelli
miste grasse. Però in realtà al suo interno c'è anche acido ialuronico, ha degli ingredienti che aiutano a lenire la pelle, quindi la sfiamma anche un po', ed è quello che mi serve in questo momento. Detto questo, io ho eliminato il pennellino per applicare la maschera perché si era tutto smaciullato, lo tenevo dove tengo lo spazzolino e si crea sempre quella vegetazione se non lo lavo tipo ogni giorno, per cui se n'era andato via tutto il rivestimento, niente, faceva veramente schifo. Soltanto che applicare la maschera con le dita, se hai le unghie corte va benissimo, però se hai le unghie lunghe, cioè quando mi sono fatta le unghie lunghe, era una tragedia applicare la maschera. Ok, adesso la lascio in posa tipo 10-15 minuti. Non so se riuscite a vedere tutti i riflessi violetti. È proprio carina. È anche molto carina per spaventare tipo vostra mamma o il vostro fidanzato. Questa è una maschera, se la utilizzate, proprio lo vedete subito, che vi asciuga la pelle, cioè proprio pulisce super in profondità. Va bene, vado a guardarmi altri 10 minuti di prison break. Poi torno qua e continuiamo la skincare. Ok, la videochiamata della giornata ha creato scompiglio sia sul mio umore, perché io alla fine di questa videochiamata sono sempre nervosa, che sulla tenuta del... No, in realtà ho tolto la maschera mentre ero in videochiamata. Adesso ho la pelle che tira tantissimo, quindi devo procedere con la skincare. Tonico, utilizzo il Rose Breeze, sempre di Hello Body, sempre della linea La Rosa, però secondo me questo può essere utilizzato anche dalle pelli più secche perché è un tonico alla rosa. Non contiene alcol, è delicatissimo ed è proprio il primo step secondo me per l'idratazione. Non tutti sono d'accordo con l'utilizzo del tonico, a me piace utilizzarlo anche perché è rinfrescante. Però mi è sembrato di capire che nel nuovo pack questo tonico non è più spray. E quindi quando riceverò... Ah no, ah sì! Quindi quando lo ri riceverò, visto che ce n'è poco poco, non so se riuscite a sentirlo, sarà... Ma forse manco. Perché in realtà me lo sono bevuta, mi è piaciuto tantissimo, mi sa che lo traserò. Adesso siero, che però in realtà non è un siero, ma lo utilizzo sempre quando vedo che ho la pelle poco compatta, con più brufoli, un po' più infiammata, ed è un booster alla niacinamide, metto 5 goccine, è molto leggero sul viso. La niacinamide aiuta a regolare la produzione di sebo, ma poi in realtà è efficace anche contro l'invecchiamento, rende la pelle più compatta, ovviamente a lungo andare, non è che vi mettete una volta la niacinamide ed è concluso tutto. No, però utilizzandola con costanza sfiamma anche i brufoletti. E questo è il booster alla niacinamide di Hello Body. Io avevo provato anche quello di Paula's Choice, secondo me si equivalgono, forse questo costa molto meno però. Dopo il siero, che non è effettivamente un siero, contorno occhi. Mio contorno occhi probabilmente preferito, sicuramente il mio contorno occhi illuminante preferito, però comunque quello che scelgo spesso anche di sera, Cara Look, sempre di Hello Body. È un contorno occhi illuminante, sicuramente lo conoscete tutti perché io sono veramente una appassionata. Cioè, i due prodotti di Hello Body che mi piacciono di più in assoluto sono il Coco Fresh, che però ho finito, e il Cara Look, che innanzitutto io ho la zona del contorno occhi molto delicata, e se un prodotto è troppo idratante, o comunque ha una formula che non va bene con la mia pelle, mi vengono subito i grani di miglio. Con questo contorno occhi non mi è mai successo. E io lo utilizzo, vabbè, sia da struccata, perché comunque non so se riuscite a vedere, riflette la luce. Magari se mi metto frontale non si vede nessuna differenza, non lo so. Però se mi muovo riflette proprio la luce e l'occhiaia sembra molto più schiarita. Quindi non è un prodotto che schiarisce l'occhiaia a lungo termine, tipo che ha effetti curativi. Io lo utilizzo sia se poi devo truccare, perché idratando l'occhiaia e non lasciando un film soltanto di particelle riflettenti, il correttore poi si stende meglio. Lo utilizzo sia quando non voglio truccarmi, proprio per questo effetto riflettente della luce che minimizza un po' l'occhiaia, ma lo utilizzo anche di sera perché per me è proprio l'idratazione perfetta. Io sono una grande fan, l'ho regalato anche alla mia migliore amica, mia madre. Adesso crema viso. Questa è una crema viso idratante adatta a tutti i tipi di pelle, anche le pelli più sensibili perché non ha profumo. Adesso, visto che ovviamente il brufolo non è sparito, però sicuramente me ne sto prendendo cura, utilizzo il Rose SOS, molte cose della linea La Rosa oggi, che è un prodottino che agisce sul brufolo, nel senso che tende a
sfiammarlo, però fondamentalmente ha un colorino che anche lui lo minimizza e non crea quella patina traslucida. Prodotto per le labbra è un olio della linea The Mindful 5 o 5 di Smashbox. A proposito di Hello Body, questa parte del video in collaborazione col brand che io utilizzo da 2 o 3 anni. Allora, un anno ho utilizzato tutti i prodotti ma non ho lavorato con loro, quindi me li sono studiati, diciamo, già da prima. Forse 2 anni, 2 o 3 anni, non mi ricordo. Hello Body mi ha dato un codice sconto per voi che è sempre attivo ed è un codice del 50% su 59 euro di spesa. Però io vi consiglio di guardare giù nell'info box perché c'è una promo molto più allettante. Abbastanza, ugualmente allettante. Io ve l'ho detto. Adesso poso il Cara Look e asciugo i capelli. Odio, posso dire? Ho mandato un messaggio al mio vicino di casa perché di solito lui suona. Adesso lui ha un nuovo coinquilino che suona pure e fanno queste melodie ripetute perché sicuramente si sta, non lo so, sta provando, tipo per 4 ore consecutive. E io non vorrei avere questa musichetta come sottofondo del mio video, posso decidere? Vabbè, comunque, ho qua davanti a me tutte le scarpe e borse che sicuramente utilizzerò per questa primavera. Ho deciso di farvele vedere non perché me le abbiate chieste voi, ma perché le mie amiche mi chiedono: oddio, mi devo comprare delle sneakers. Che sneakers mi compro per questa primavera? Di solito questa domanda me la fanno tutti molto più sulle scarpe, però in realtà io credo nella stagionalità delle borse. E quindi vi farò vedere anche le mie borse preferite e anche alcuni nuovi acquisti per questa stagione che probabilmente passeremo in casa, chi lo sa. In primavera e in autunno metto sempre e soltanto sneakers, cioè sono troppo comode. Le mie preferite sono queste, che sono proprio scarpe da tennis, infatti le utilizzo anche per giocare a padel, che non c'entra niente col tennis. Sono le 530 di New Balance, ve le faccio vedere così un po' di sfuggita perché in realtà sono introvabili, cioè non posso neanche mettervi un link giù. Adesso che schifo, le scarpe sporche. Perché sono sempre sold out dappertutto. Non sono neanche tutto sto granché, per cui mi sembra assurdo l'hype intorno a queste scarpe. Cioè basta comprare delle scarpe da tennis. E sono carine con il jeans molto largo, un pantalone molto largo, che però avete fatto tagliare ad altezza piede normale senza doverlo utilizzare con i tacchi. E mi fanno un po' tipo un outfit un po' sportivo. Mi piacciono tantissimo indossate con la tuta che vi ho fatto vedere l'altro giorno di Ocean's Apart, quella lilla. È molto importante che voi mi seguiate su Instagram. Quando mi vesto un po' meno sportiva, utilizzo sempre queste scarpe, cioè utilizzo sempre queste. Queste sono delle nuove arrivate, ma in realtà secondo me sono abbastanza simili. Credo che queste si chiamino Continental e sono di Adidas. E sono tutte in suede, di un colore tipo bianco sporco, molto carine, fanno anche il piede abbastanza affusolato. Mentre queste sono di un brand che si chiama Flamingo's Life. Sono tutte in tela, è una pelle, è un camoscio che non credo siano effettivamente pelle e camoscio. Questo è un brand che ho conosciuto grazie ad Instagram e produce delle calzature tutte con materiali sostenibili, è veramente figo. Ho indossato queste scarpe un paio di volte. Sono abbastanza comode, cioè sono comode come tutte le scarpe piatte di questo tipo, però queste non ce le ha nessuno. Comunque, secondo me queste scarpe sono abbastanza intercambiabili. Dipende dall'effetto che volete al piede, perché vi dico, queste sono un po' più affusolate, mentre queste sono un po' più presenti. Cioè, neanche tanto, credo che siano spesse e grosse quanto le Superstar di Adidas. Scarpe che non acquisto più, le ho indossate per un sacco di tempo, anche le Stan Smith, adesso mi sono un po' scocciata. Che poi forse non vanno neanche più di moda. Io ve le faccio vedere perché con alcuni outfit sono super carine. Sono le Converse altine alla caviglia, nere, modello classico. A me non piace la suola, tipo il platform. È una cosa che questa mia intolleranza non può essere curata, secondo me.
Sono carine, però a me le Converse hanno sempre fatto male. Io ne avevo comprate tipo 3-4 paia, una roba del genere, quando sono andata a New York. E qui, credo proprio all'altezza delle cuciture, mi distruggono il piede. Io cammino tantissimo ed è per questo che di solito utilizzo scarpe da tennis o comunque sportive, perché mi viene più comodo camminarci. E queste sono delle scarpe che io non posso utilizzare per camminare tanto. A proposito di scarpe che si possono utilizzare soltanto, diciamo, per completare l'outfit, ma non per camminare tantissimo, secondo me in primavera bisogna avere dei mocassini. Questi sono vecchissimi. Chi segue il mio canale da tanti anni forse se le ricorda, perché li ho fatti vedere in uno dei miei primi haul. Sono dei mocassini di pelle, un po' diciamo che è un modello da signorotto, però allo stesso tempo sono molto slanciati e femminili. Per ora non vanno di moda i mocassini così, vanno di moda dei mocassini un po' più chunky. Adesso vi faccio vedere un paio che non vi piacerà, non piacerà a tutti, però a me piace tanto. Ma comunque, secondo me, sono sempre classici. Io li indosso col pantalone, cioè. Signore e signori, il mocassino che distrugge il piede! Questo è un mocassino un po' pesante. Non è esagerato, cioè non è pesantissimo come quelli che vedo ultimamente in giro, che hanno proprio il platform gigante, sono proprio pesanti, un po' come gli stivali che andavano di moda quest'inverno. Però comunque è un po' materiale rispetto all'altro. Si nota la differenza. Questo è un mocassino di Bokeh, va indossato 30 volte prima di trovarlo comodo, perché è proprio, cioè, la pelle è proprio dura. È di Prada. Non credo che sia più in collezione, però molto figo. Avevo deciso di comprarlo così, marrone piuttosto che nero, perché secondo me nero al piede sarebbe stato più pesante. Invece questo colore lo sdrammatizza molto. Mi piace tantissimo, ma comunque in generale, magari vi lascio dei link, perché l'altro giorno guardando un po' su ASOS ho trovato dei mocassini super carini. Ovviamente vi deve piacere il genere, vi dovete sentire a vostro agio con le cose che indossate. Questa è la chiave per indossarle bene. Secondo me non è importante seguire la moda, non è importante avere il pezzo super costoso del super brand. Sempre secondo me, quando ci si veste solo con grandi marchi, si finisce per somigliare più ad una gruccia. Invece bisogna proprio trovare i capi e gli accessori che sono in linea con noi e inserirli bene in un look anche semplice. Cioè, sapete che a noi piacciono le cose un po' da signore, le cose da signora. In generale sono tutte semplici, però il mocassino strong a me piaceva. Non prendiamoci in giro, quest'anno sicuramente non faremo grandi cose, tanto da dover utilizzare dei tacchi. Però vi faccio vedere due paio di scarpe un po' simpatiche. Un paio è proprio, cioè, vezzoso, ed è questo con tutti i glitterini. Queste sono delle scarpine di Miu Miu, ma in realtà le fa molto simili a un brand che in questo momento non mi sovviene. Oggi non mi vengono i marchi, però ve lo scrivo giù nel lippo box perché me lo ricorderò secondo me quando edito questo video. Comunque sono delle scarpe divertenti, cioè sbrilluccicano. Se tipo un giorno voglio fare la simpatica, me le posso mettere. Il glitter di queste scarpe è tipo quello che distrugge i vestiti. L'ultimo paio di scarpe che vi faccio vedere, che secondo me utilizzerò molto in questa primavera, molto significa tipo due volte visto che uscirò 6 volte, ed è questo. È una scarpa molto particolare. Il tacco è spezzato ed è in legno, e poi la scarpa è bianca, quindi è anche difficile da utilizzare senza distruggerla. Però non importa, perché le cose vanno utilizzate. Ha uno scollo, cioè, che devo capire come utilizzare. Però sono fighissime. Mi piacciono tantissimo. Queste sono di Regina Pio. Spero si dica così. Adesso passiamo alle borse. Il mio nuovo amore, comprata su Vinted, secondo me non se la cagava nessuno, un po' per la descrizione, perché la ragazza aveva scritto che era tipo simile ad una Reedition, non c'entrava nulla con una Reedition. È una borsina vintage Prada, è proprio, cioè si capisce che ha un gusto vintage. Ed è sempre quello, bisogna che si congiungano i pezzi con la vostra identità per renderli meno vecchi, perché altrimenti vestirsi un po' da signora significa vestirsi male. Cioè, potresti sembrare sciatta. Comunque, questa borsina è di pelle marrone,
proprio molto vintage, però mi piace tantissimo, mi piace da morire col trench e probabilmente lo indosserò tipo tutta la primavera. Tra l'altro dentro è fucsia! Sono molto contenta di questo. A proposito di glitter, ogni volta che indosso questa borsina, mi chiedete dove l'ho presa. Secondo me lei è proprio la mia borsa da primavera-estate, ma va indossata, cioè va utilizzata tenendola in mano, lontanissima dai vestiti. L'altro giorno non l'ho fatto, l'ho indossata col trench messa a tracolla e mi ha rovinato tutto il trench. Perché? Non so se riuscite a vedere, ma proprio i glitter sono in rilievo, quindi se qualcosa gli si strofina o comunque camminando la borsa un po' si muove e si strofina sul vestito su cui è appoggiata, lo distrugge. Lei è una borsetta di Cassiopea, brand che non ho idea di dove possiate trovare, la pagina Instagram non è neanche chissà quanto attiva. Io l'avevo acquistata alla Rinascente diverso tempo fa, non credo che la Rinascente di Palermo la vendano più. Però vi scrivo giù nell'info box il brand, vediamo se riesco a trovare qualcosa, perché questo Cassiopea faceva delle borsine deliziose, io ero fissata, ne avevo comprate altre, mi sa. Altra borsina proprio primaverile. Magari possiamo fare questa cosa anche con i capi d'abbigliamento, cioè proprio così, chiacchiericcio. Questa l'avevo comprata l'anno scorso, è la Reedition 2000 di Prada. L'avevo comprata in questo colore ananas perché mi piaceva. So che è un colore strano. Tra l'altro era sempre sold out e l'ho comprata principalmente per un outfit perché io sono così un po' folle. Penso proprio che la utilizzerò spesso. Quest'estate l'avevo usata spesso proprio perché ha questo colore che era il mio colore preferito da bimba che mi mette allegria. In realtà la borsina poi è molto semplice. Il fatto che sia di nylon è comodo perché può essere lavata. Siccome io sono sbadata. Signori et signore, la borsa che si sporca soltanto guardandola. Allora, l'ho presa su Farfetch. Farfetch si chiama? Perché c'era uno sconto. L'ho presa perché. Non lo so. L'ho presa bianca perché mi piaceva e perché c'ho questo gioco con la mia amica, siamo stupidissime. Però in realtà, veramente bianca si sporca subito. È la Chiquito questa, di Jacques. Però non è minuscola, quindi tipo l'iPhone Max ci entra la mucchina, ho fatto la prova, iPhone, la mucchina, sigaretta e nient'altro, cosa ti vuoi portare? Mi piace tantissimo, vedete che la tengo così perché penso di avere le mani sporche, mi piace tantissimo perché questo. Mi lavo le mani e vi faccio vedere. Si può mettere a spalla, cioè bisogna fare un attimo un giro così. E diventa super carina. Di questa cosa mi sono innamorata in realtà vedendola indossata così nella versione arancione. Però mi piace, è molto caruccia. C'ha anche la tracollina, devo soltanto prendere confidenza col bianco, per il resto la amo. E niente, picciotti, in realtà sono queste le mie cose preferite per la primavera, che sicuramente utilizzerò tantissimo. Ci sono delle cose nuove, tipo le scarpette bianche, questa borsina bianca, però in generale sono tutte cose collaudate, modelli anche di cose. Io non utilizzo mai borse grandi, ma perché in realtà non ho borse grandi. Però mi dispiace perché mi piacerebbe uscire con l'acqua. Adesso mi sono ricordata che devo andare a fare un compito. Perché il professore l'altro giorno aveva lasciato un compito per giovedì, poi giovedì ha rinviato la lezione e io sono rimasta. E ho fatto sto compito, cioè, o almeno spero di aver capito che cosa dovevo fare perché il professore, per chi si fosse perso qualche puntata precedente, sto seguendo l'ultima lezione della mia vita, nel senso che non che sia la mia ultima materia, però cioè non seguivo una lezione da un sacco di tempo, sta materia volevo prepararla e non la capivo, cioè ho letto il libro, non sono riuscita a capire di che cosa parlasse, come se fosse assolutamente decontestualizzata. Non vi dico che materia è, però è abbastanza camorrosa, cioè tipo pesantina, diciamo.
E quindi ho visto che c'era la lezione, ho iniziato a seguirla. Fossero state le lezioni di presenza, non l'avrei mai seguita perché non posso permettermi di andare a Enna, non dico economicamente, ma proprio per una questione di tempo, non è una cosa che posso fare. Però così mi piace, per questo io sono molto a favore della didattica a distanza, perché almeno ho la possibilità di seguire le lezioni. Il fatto è che sto professore, che è veramente grazioso, secondo me l'esame con lui sarà anche, non dico facile, però cioè, magari il fatto che io stia seguendo la lezione in qualche modo potrà aiutarmi, le ultime parole famose. Vabbè, comunque è molto carino, è molto disponibile, gli puoi fare qualsiasi domanda, alcune volte si offende, però il fatto è che lui fa fare dei compiti, cioè lui lascia dei compiti a casa, e per me questo è assurdo, non mi è mai successo all'università. La cosa che mi è successa che mi metteva angoscia era la lezione di micro e macroeconomia, primo anno di università, perché la professoressa faceva domande in aula. E quella cosa mi metteva tanto angoscia. Adesso il fatto che io debba fare compiti per questo professore non mi mette ansia, perché la maggior parte dei compiti li abbiamo fatti a casa. Soltanto un paio di volte è successo che ci lasciasse proprio il tema, perché poi ci lascia dei temi a lezione. Comunque, fondamentalmente sono dei temi sugli argomenti che lui spiega. In questo caso si suppone che tu debba studiare volta per volta, non è di certo il mio caso, io sbobbino la lezione e poi faccio copia e incolla di quello che chiede. Solo che questa volta io non ho capito la consegna, cioè non so se ho fatto il tema giusto, infatti glielo ho scritto, anche perché di solito lui c'è una piattaforma in cui mette tipo il nome del test che dobbiamo fare, stavolta non l'ha messo, quindi può essere pure che ho capito male, io non bisognava farlo, lavoro in più, e poi è lavoro in più per lui, ma come gli viene? Non lo so. Comunque, adesso è praticamente ora di montare questo video se voglio metterlo online ad un orario decente. Detto questo, questa è la situazione di scarpe e borse che dovrò sistemare ora. Nel frattempo è uscito uno spiraglio di sole. Sapete che Palermo è invasa dei monopattini elettrici? Voglio assolutamente provarne uno, provando anche a non schiantarmi sotto una macchina, però secondo me è super divertente, ce ne sono veramente tantissimi, sotto casa mia è pieno. E niente, picciotti, io spero di potervi portare fuori, oltre che dentro casa. Spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se volete vedere magari i miei look più utilizzati per la primavera, così potrei pensarci, potrebbe essere il prossimo video. Io vi mando tantissimi baci, spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, fatemi sapere quali borse e quali scarpe vi sono piaciute di più e noi ci vediamo presto! Exo exo, la retro!